Giornata dedicata ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado all'Istituto Sacco di Sant'Arsenio, dove nel pomeriggio di mercoledì gli alunni hanno potuto approfondire la conoscenza dell'aula di robotica. Supportati dai nostri studenti e dal professore Giuseppe Caminiti, fanno sapere dalla scuola, si sono cimentati nella costruzione dei robot. È un'attività che richiede un processo di risoluzione articolato, fatto di tante fasi, di tanti ruoli diversi e soprattutto di diversi tentativi. L'importante è non mollare al primo problema tecnico. Poi l'invito al prossimo Open Day domenica 21 gennaio, quando, affermano dalla scuola, potranno essere visitati il laboratorio di robotica e tutti gli altri laboratori. L'appuntamento domenica è dalle 16 alle 20, così come già avvenuto domenica scorsa, ad accogliere gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ci saranno i docenti e gli studenti del Sacco per presentare ai giovani visitatori e alle loro famiglie l'ampia offerta formativa della scuola, tre gli indirizzi di studio, ITE, Amministrazione, Finanze e Marketing, IPSEOA, Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera e Odontotecnico. L'indirizzo Amministrazione, Finanze e Marketing, si legge sul sito della scuola, caratterizza la formazione in ambiti e processi aziendali per la competitività del sistema economico e produttivo del paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali. L'indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze culturali, sociali, tecniche, economiche e normative necessarie per l'educazione, la formazione culturale e per l'inserimento lavorativo nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. L'indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie odontotecnico è nato nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 con durata quinquennale e con possibilità di accedere al mondo del lavoro come dipendente di un odontotecnico, titolare di un laboratorio o come assistente alla poltrona.